tutte, carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. In questo video oggi vi parlerò della differenza tra candeggina in pastiglie, in tabs, e la candeggina, questa qui, liquida. Allora, diciamo che parto con il dirvi che secondo il mio punto di vista sono due prodotti che in casa non dovrebbero mancare, e vi spiego anche il motivo. Ultimamente in commercio si possono reperire la candeggina in pastiglie. Questa è questa qui. È la Clean Peel, sono delle, appunto, delle tabs in pastiglie, e questa invece è la Dual Power candeggina effervescente. Queste qui, le Clean Peel, purtroppo il problema è che da Lidl si possono trovare soltanto in alcuni periodi, perché non sono, cioè non fanno parte della linea basic o della linea fissa di detersivi che troviamo continuamente. La tirano fuori, non so per quale motivo, ogni tot. Io quando le riesco a trovare, con grande sorpresa le prendo, perché io mi trovo davvero molto bene. Questa volta dall'Eurospin ho voluto prendere le Dual Power. Pensavo che ci fossero diciamo delle cose diverse, ma in sostanza sono da preferire sempre le Clean Peel, e vi spiego il motivo. Prima di partire da una differenza tra le differenze tra la Clean Peel e la Dual Power, vi dico molto francamente che diciamo la candeggina in pastiglie ha tanti pro che contro. Allora, innanzitutto, quando andiamo a mettere, io queste qua le utilizzo soprattutto per andare a sbiancare, a disinfettare il fondo del water. Ovviamente, visto che noi andiamo a prendere la pastiglia, che è fatta così, ecco, è caduta, andiamo a prendere questa pastiglietta, ovviamente non andiamo a disinfettare anche i bordi del water, ma andiamo a pulire, a disinfettare, a sbiancare soltanto il fondo. Diciamo che non andando a mettere la candeggina liquida come questa, come ce ne sono altre, evitiamo innanzitutto di respirare la candeggina, che fa male. Per secondaria cosa, rischiamo di non macchiarci. Anche il fatto di andare ad acquistare queste pastiglie di candeggina sono di una praticità unica, perché tu non ti devi stare a portare questi sorti di bottiglioni che pesano tantissimo. C'è il rischio, come è successo stamattina, che ho comprato un'acqua profumata, che poi vi farò vedere, e ne ho trovate praticamente quasi metà, perché si era aperto diciamo il tappo di sopra. Come mi capita molto spesso quando acquisto l'alcol, che si sente sempre puzze di alcol, anzi l'odore, che a me piace, perché si è versato dentro la busta. Quindi con questi bottiglioni, questi boccioni di candeggina, si rischia di macchiarsi, una caduta di quello per terra ti esplode e ti combina praticamente l'ira di Dio. Quindi la praticità, questa è anche in borsa, volendoli puoi portare, cioè uno deve andare a fare, che so, campeggio, mettiamo, diciamo, questa cosa, vuole disinfettare il bagno pubblico, mette questa dentro e comunque va a disinfettare.
quindi è molto pratica. Dove si utilizzano e come si vanno ad utilizzare? Volendo, queste compresse possono essere anche disciolte in acqua. Io non le amo particolarmente disciolte. Una volta che noi le andiamo a sciogliere in acqua sempre fredda, perché la candeggina non va mai utilizzata con l'acqua calda, perché va a perdere praticamente della sua efficacia, possiamo inserirla una pastiglia prima di andare ad azionare la lavatrice nel cassettino, mettendola praticamente in fondo, proprio per fare in modo che si va a squagliare con l'acqua, quindi per bucato in lavatrice, bucato bianco, eccetera eccetera, asciugamani, lenzuole, la possiamo utilizzare da mettere dentro a un secchio. Io vabbè, il secchio non lo uso per lavare i pavimenti. Comunque possiamo andare a mettere 1/2 pastiglie nel secchio per andare a lavare i pavimenti con dell'acqua sempre fredda. Diciamo che l'utilizzo principale, quello che io utilizzo, diciamo che si può andare a mettere anche negli scarichi, proprio per andare a rilasciare il profumo che a me piace della candeggina, e a disinfettare un po' lo scarico, anche un po' i tubi. Insomma, si possono utilizzare in tanti modi. Diciamo che queste compresse vanno utilizzate più che altro per la pulizia o per andare a mettere la pastiglia nella lavatrice per andare a lavare i capi bianchi. Però la candeggina liquida, secondo me, serve quando per esempio andiamo a trovare delle mutande o delle tovaglie con i francobolli, con delle belle macchie, e quindi non è il caso mio, però io sto facendo, diciamo, un esempio generico, e quindi vuoi andare a mettere una goccina di candeggina proprio sul francobollo, con queste qua ti diventa un attimino più complicata la cosa, perché come fai a mettere la goccettina di questi, se la sciogli, insomma è tutto un problema. Per andare a sciogliere, diciamo che l'effervescenza anche di queste qua, della Dual Power, è un'effervescenza che va molto lentamente, però comunque si va a sciogliere. La differenza tra questi due qual è sostanziale? Le Dual Power con candeggina, che le acquisterò solo se le troverò in offerta, costano 2,49 euro e sono praticamente la metà di queste altre della Clean Peel. Vi faccio vedere. Allora, guardate, la metà. Allora, le Clean Peel che si trovano alla Lidl e sono in limited edition costano 1,49 euro, sono la bellezza di 32 pastiglie o tablets, come cacchio le vogliamo chiamare, costano 1,49 euro, sono 32, però sono il doppio di queste della Dual Power. Quindi diciamo che per quanto mi riguarda conviene molto di più acquistare queste qua della Lidl che non queste, anche se ne sono 8 in più, però sono la metà di queste. Quindi io sinceramente con le pastiglie di candeggina mi trovo benissimo. Quando potrò, io le andrò a riacquistare, proprio perché sono molto pratiche, non dobbiamo stare a portare i pesi, vanno a sbiancare e a pulire in una maniera eccelsa proprio il fondo del water, e quindi anche per la lavatrice vanno più che bene, o se vogliamo utilizzarle per lavare i balconi, mettiamo
una pastiglia nel secchio, quindi sono veramente il top. Io ve le consiglio soprattutto queste qua per una questione di grandezza, di spessore e anche di prezzo, però anche la candeggina liquida serve appunto se dobbiamo andare a togliere qualche francobollo barra macchia da qualche capo, che può essere la tovaglia, qualche macchia organica su biancheria, eccetera eccetera. Spero che questo video vi piaccia una volta online e che vi sia soprattutto utile. Un bacione dalla vostra Antonelluzia, alla prossima, ciao.